L'idea di questo convegno è nata quest'anno proprio dopo naturalmente 27 anni di storia del presepe vivente. E in qualche modo sono contento che si faccia in questa giornata, perché siamo a ridosso a un anniversario importante, il secondo, ovvero quello della perdita di chi poi ha avuto l'idea di realizzare il presepe vivente faggiano, il nostro compianto presidente onorario Pino Tavolaro. Faggiano, primo convegno, il presepe fra fede e tradizione. Ho al mio fianco Angelo Zanzanella, che è il presidente dell'Associazione per le Tradizioni Popolari di Faggiano. Il presepe vivente, il vostro celeberrimo presepe vivente, si avvia la 27esima edizione. Questo convegno è molto importante perché questi due elementi, la fede e la tradizione, soprattutto nei comuni più piccoli, hanno davvero questi due elementi una forza che si fonde mirabilmente con il mistero della nascita di Betlemme. Sì, l'idea è nata quest'anno dopo un trascorso di storia del presepe vivente di 27 anni. Nasce proprio quasi dall'esigenza di voler riflettere proprio sul mistero dell'incarnazione. Realizzare un presepe significa, come anche Papa Francesco ha detto dopo la sua visita a Greccio, rappresentare il Vangelo nella realtà. E quindi noi partiamo proprio dai Vangeli, dal Vangelo di Luca, no? dove è descritto che questo bambino viene deposto in questa mangiatoia. E così noi 27 anni fa, dall'idea del nostro presidente onorario, che purtroppo oggi non c'è più, nacque proprio l'idea di voler realizzare in questo sito, in questa grotta umile, come umile è stato il nostro Signore Gesù a nascere in mezzo a noi, di voler rappresentare per la prima volta una natività. Quindi stasera vuole essere un momento per tutti quanti, per chi realizza i presepi viventi, i presepi artistici, un momento di riflettere su quello che noi realizziamo, perché molte volte ci facciamo prendere spesso dalla gioia, dall'euforia, ma anche molte volte ci sentiamo sconfitti quando arriva la stanchezza, quando arriva la stanchezza dobbiamo riflettere proprio su quello che stiamo realizzando, ovvero rappresentare nella realtà la nascita di nostro Signore Gesù. Grazie Angelo, buonasera, saluto cordialmente tutti quanti, saluto Monsignor Alessandro Greco, frate Pier Giorgio Taneburgo, Don Alessandro, Angelo Capuzzimati, e ringrazio soprattutto l'Associazione per le Tradizioni Popolari per il grande e bel lavoro che fa per il nostro Paese. Guardate, non è facile organizzare un presepe vivente, ma non solo. L'associazione è nel paese viva perché oltre al presepe vivente organizza tante altre cose. Quindi un grazie veramente di cuore da parte mia, da parte dell'associazione, ma io credo che tutto Faggiano vi deve tanto per il bel lavoro che fate per il nostro paese. Avete creato qualcosa di veramente eccezionale. Antonio Cardea, sindaco di Faggiano, il comune da lei amministrato, ospita questo presepe che forse sicuramente, a mio avviso sicuramente, è il più bello del Mezzogiorno d'Italia, un presepe vivente che esalta il senso della tradizione popolare, della religiosità. E lo dicevo, nei piccoli comuni questo fervore religioso è ancora più evidente. Proprio il suo stato d'animo da credente e da amministratore, da primo cittadino. Sì, infatti questo primo convegno sulla fede e sulle tradizioni mi ha particolarmente colpito, perché io personalmente sono un credente praticante che mi accade ogni volta che che entro nel presepe vivente di Faggiano, avverto un senso di difficile da spiegare, un'emozione particolare nel vedere il mistero proprio della fede. Mistero della fede, nel vedere insieme le famiglie in quelle case che fanno prodotti tipici, nel vedere il bambinello, c'è un qualcosa che veramente mi emoziona. Ma poi l'Associazione per le Tradizioni Popolari
molto attenta a questo, in collaborazione con il Comune. Pure noi cerchiamo in tutti i modi di stare insieme, perché voglio dire, solo uniti si riesce a crescere, si fanno tante cose belle. Perché il presepe è patrimonio di tutti, di Faggiano. La cosa che io ci tengo veramente, ma credo che è anche lo scopo, diciamo, dell'associazione, è quella di mantenere viva la tradizione del presepe vivente, perché le tradizioni sono, la tradizione è cultura, lo ha detto il Papa in una lettera che ha fatto al presepe di Grecia, dice manteniamo viva questa tradizione, perché possiamo, nel presepe vediamo la famiglia, valori che forse si stanno un pochettino perdendo. Quindi io poi sono una persona tradizionalista, io la famiglia per me è sacra, quindi dobbiamo sforzarci tutti quanti insieme per far sì che i ragazzi, specialmente quelli che nuove generazioni, le nuove generazioni che verranno subito dopo di noi, perché bisogna lavorare su quelli, perché i bambini della scuola loro già frequentano il presepe, però bisogna lavorare sui ragazzi, sul dopo di noi, diciamo, quelli che subito dopo di noi, per fargli capire che le tradizioni sono importanti. Della città di Betlemme sono venuti qui da noi a visitare il presepe e dalla loro bocca sono uscite le parole più belle che noi potessimo sentirci dire, ovvero gli sembrava, quando hanno calpestato l'area del presepe, di essere in Terra Santa. In qualche modo quel gemellaggio istituzionale. Don Alessandro Greco, vicario dell'Arcidiocesi di Taranto, l'universalità del messaggio di Betlemme, la valenza nella storia del presepe per tutti i popoli, a prescindere dal credo religioso. Io ho sempre pensato che il presepe sia una cattedra da cui viene impartito un insegnamento fondamentale, che è l'insegnamento dell'amore, perché il mistero della natività del Signore è mistero di amore, è ingresso del Figlio di Dio nella storia per annunciare, realizzare concretamente la pace, la fraternità, l'accoglienza, il rispetto dei diritti, il senso del dovere, lo spirito di povertà, la solidarietà. Ritengo che questi siano valori universali, di conseguenza il mistero della nascita del Signore ha una dimensione cosmica, proprio per questi motivi. In qualche modo quel gemellaggio istituzionale che si è instaurato poi con Betlemme ci ha gratificato gli anni di lavoro svolti da tutti i membri dell'associazione, che saluto e ringrazio per essere qui presenti in questo primo convegno. Don Alessandro Giove, parroco di Maria Santissima Assunta, lo dicevamo prima dell'intervista, si parlava così, e il valore del presepe in una società in cui purtroppo l'aspetto esteriore, il fenomeno, diciamo così, usando una terminologia filosofica, prevale sul noumeno. Spesso internet ci porta alla spersonalizzazione, anzi alla mancanza assoluta dei rapporti, dei contatti umani. E invece quel bambinello che nasce lì a Betlemme oltre 2000 anni fa ci deve far riflettere. Soprattutto ci deve innanzitutto riscaldare il cuore, perché guardando quel bambino inerme, fragile, noi abbiamo proprio la certezza dell'amore e della tenerezza di Dio. È vero, i giovani hanno queste peculiarità in questo arco di tempo, però sono convinto di una cosa, che i ragazzi, i giovani, hanno in sé tante bellissime e positivissime qualità. Forse ciò che giova a loro sfavore è il fatto che si fidino di quegli educatori che non vogliono realmente il loro bene, quindi tralasciano o emarginano tutte quelle altre voci che magari potrebbero orientarli, non incanalarli, orientarli verso il bello, il bene, la donazione di sé, l'amore trascendente, ma anche quello umano, perché non dimentichiamo che anche l'amore umano fa parte del cristianesimo.
Ecco, la tradizione come elemento fondamentale, come un qualcosa di forte che alimenta la fede. Eh sì, perché dobbiamo prendere in esame proprio l'etimologia del termine tradizione, che vuol dire consegnare, trasmettere alle tradere, tradere. Da latino tradere, è vero. Quindi consegnare ciò che a nostra volta abbiamo ricevuto. E che cosa abbiamo ricevuto a nostra volta? Beh, il dono della vita, il dono del saper raggiungere mete alte e anche nel saper dare il meglio di noi stessi, ma non solo per un proprio tornaconto, ma per un benessere collettivo degli altri. Pier Giorgio Taneburgo, frate cappuccino, lui viene da San Michele, provincia di Bari, ma è qui presente per questo convegno. Beh, soffermiamoci su questo significato del presepe. L'emozione che io provo e che penso tutti provino, anche e soprattutto in occasione dei presepi viventi, è vedere la partecipazione, la capacità di immedesimarsi dei vari figuranti e la tradizione che si sublima in fede. Sì, è stato molto ben sottolineato anche in questa lettera che Papa Francesco ha firmato il 1° dicembre scorso nel Santuario del Presepe a Greccio e che si chiama Admirabile Signum e sulla quale questa sera anche ci intratterremo. È una forma di nuova evangelizzazione, specialmente per coloro che hanno nel cuore la tradizione del presepe. Riscoprire la bellezza della semplicità di cui parla in questa lettera tantissimo il Papa e anche la forma di fraternità che si crea fra tutti coloro che partecipano senza nulla chiedere in cambio come figuranti nelle varie serate del presepe vivente. Il dottor Angelo Capuzzimati, che è il presidente dell'associazione Pierangelo Capuzzimati, una associazione composta da laici che si affianca in questa circostanza del presepe vivente all'associazione appunto per le tradizioni popolari. Il vostro significato, il senso per voi di laici che si affacciano a questo presepe? Beh, appunto l'impegno che da laici dobbiamo profondere all'interno della comunità cristiana, della Chiesa, per poter mantenere una tradizione come quella del presepe appunto nei luoghi in cui siamo preposti in qualità di laici ad operare, innanzitutto la famiglia, quindi con il tramandare la tradizione del presepe ai propri figli e poi in ogni posto in cui ci troviamo a espletare la nostra quotidianità, sui luoghi di lavoro, nelle associazioni, così come ci ha indicato anche Papa Francesco nella lettera appunto sulla presepe presentata ultimamente.